Caldo estivo il sabato e pioggia battente la domenica hanno caratterizzato la seconda prova del trofeo Bridgestone Champion Challenge. Sabato 12 e domenica 13 maggio si è corsa infatti la seconda giornata di Coppa Italia FMI, alla quale il trofeo promosso dalla Ideal Gomme di Fabriano è associato. Tanti i piloti di questo monogomma, ben 38 al via per la classe 600, 37 per la classe 1000 e tanta soddisfazione per gli addetti ai lavori, sebbene il maltempo abbia in parte compromesso lo spettacolo. I primi a scendere in griglia sono i centauri della 1000, dove a coprire la piazzola della pole è Gentile su KTM, con il tempo di un primo 42 secondi e 937. Seconda piazza per Cordara, ancora su KTM, e terzo è Carrieri, che chiude la prima fila. Quarto tempo per Albanese su Aprilia, quinto è Mulattieri su Honda e sesto è Fontanelli sempre su Honda. 3 BMW per la terza fila che vede in ordine Pelonara, Barone e Nono Oliva. Al pronti via il più scattante è Gentile che rende monotona una gara vergognosamente bagnata, scappando già dalla prima curva e chiudendo sotto la bandiera a scacchi con oltre 8 secondi di vantaggio. Anche per Cordara gara in solitaria, il pilota KTM infatti parte e arriva secondo con 10 secondi di vantaggio su Chirone. E proprio Chirone è oggi il pilota che desta maggiore interesse grazie alla conquista del gradino più basso del podio dopo essere partito 18esimo. Degna di nota anche la battaglia per il sesto posto dove Rao batte in volata Fontanelli. Peccato invece per Carrieri che mentre provava a lottare per mantenere la terza piazza esce di scena dopo 4 giri e Albanese a cui va peggio e non conclude nemmeno un giro. La gara un po' bagnata, diciamo che rispetto a quello che ci aspettavamo non è andata molto bene, nel senso che prevedeva un po' meno di acqua, visto le altre categorie che avevano girato con una situazione meno bagnata, mi aspettavo qualcosa in meno come quantità di acqua sulla pista. Comunque alla fine è andato tutto bene perché sono stato molto tranquillo, ho girato con un ritmo abbastanza costante, ho preso un po' di vantaggio all'inizio che poi ho gestito fino alla fine. Tutto sommato è andato tutto bene, come prima gara non è male. Gara bagnata direi poco, direi che era fradicia più che bagnata e Misano in queste condizioni non è la pista più divertente del mondo. C'era veramente da portare a casa la moto intatta perché in alcuni punti era veramente scivoloso. Io sono molto contento perché sapevo che Gentile non aveva un altro passo rispetto a me, per cui sono partito bene, ho spinto i primi 3-4 giri, ho cercato di prendere il mio passo, non ho mai preso rischi reali, per cui sbandate strane. E poi ho visto il mio team che mi diceva di stare tranquillo, avevo abbastanza margine, e mi giravo all'ultima del carro a vedere com'era il margine con gli altri, visto che insomma avevo margine, e sono molto soddisfatto perché veramente le condizioni erano critiche. Poi nel mio piccolo 3 KTM sul podio è una bella soddisfazione. Inaspettatamente terzo, partito dalla 18esima piazza, sono molto contento. Le Bridgestone funzionano benissimo sul bagnato e mi sono adattato subito, va bene così. Ringrazio tutto il mio staff e va bene, sono contento. La classifica over 45 vede sul gradino più alto del podio Oliva su BMW, secondo è Pelonara ancora su BMW e terzo Rao. In griglia di partenza per la 600 il poleman è Carzaniga su Honda con il tempo di un primo 45 secondi e 0,10, al suo fianco Garofoli su Yamaha e a chiudere la prima fila Toffarin sempre su Yamaha.
Cassani copre la quarta piazzola di partenza, mentre in quinta è Besana su Honda, sesto è Ferro su Kawasaki. Terzo fila per Desiderioscioli, ottavo è Pazzini e nono Biscotti che chiude la terza fila. Si spegne il semaforo e al via grande partenza per Mori, partito 17esimo e Cima in griglia 14esimo che al termine del primo giro sono primo e secondo. Brutta caduta invece per Toffanin, leader fino a una scivolata che rimane indolore per il fisico ma devastante per il morale. Il duo di testa, separato da circa 2,5 secondi, rimane invariato con Mori a tenere la leadership e Cima secondo. Anche Desiderioscioli, sempre su Yamaha, viaggia in solitaria e chiude il podio assoluto. Mentre il gruppo si assesta cercando di salvare il salvabile in una condizione meteo proibitiva, nota negativa per Garofoli, che partito col secondo tempo chiude 12esimo, per Cassani che scende dal quarto al 14esimo e per Pazzini che da ottavo in griglia chiude 23esimo. È andato un po' male con una rottura del motore. Oggi partivo 17esimo e la gara è andata oltre le mie aspettative. Primo classificato, che dire, contento. Sì, tutto bene, andavo bene anche ieri sull'asciutto, ero settimo, oggi comunque per fortuna sull'acqua è andata bene. Peccato che ho fatto un'uscita di pista al primo giro, che ero primo, e poi ho dovuto recuperare da settimo fino a terzo. Per la classifica over 40 il più veloce è Fabrizio Airoldi su Honda, davanti a Scaramella secondo e Ursino terzo. Vista l'età e anche come a Vallelunga è difficile, l'acqua ci ha colto sorpresa. È andata bene, ero messo male sull'asciutto, mi sono trovato bene sull'acqua e ho fatto quarto. Mi sembra che sia molto andata bene. Si chiude sotto un temporale tremendo la seconda prova del trofeo Bridgestone Champions Challenge, dove ad alleggerire le difficoltà oggettive sono le ottime conclusioni che ci confessano ai nostri microfoni Daniela Martinez, che coordina le pubbliche relazioni per conto di Bridgestone Italia, e Luca Raggi, organizzatore del trofeo. Grande soddisfazione, devo dire che il lavoro che Ideal Gomme sta facendo, creando una sorta di villaggio Bridgestone nel loro motorhome, sta creando feeling con i piloti, sta lavorando sul tecnico, sull'informazione, sulla sicurezza ancora con tutto il suo staff, è veramente per noi molto importante. Anche un gran successo dal punto di vista dei numeri, ci sono tanti piloti che corrono nel vostro monomarca. Devo dire, io non sono una professionista tecnica di prodotto, ma devo dire che sto avendo grandissimi riscontri positivi da gente che è del settore, che va in pista e che trova nell'R10 una buona risposta. Quindi tornerai qui alla Coppa Italia? Assolutamente sì, e porto il nipote. Ti aspettiamo. Volentieri, grazie. Ancora pioggia, purtroppo siamo stati benissimo fino al sabato sera con temperature elevatissime, quasi estive. Ci avevamo quasi creduto, invece guardando le previsioni meteo, domenica è scoppiata la tempesta con forte vento, pioggia e alluvioni, proprio siamo veramente il secondo round ancora sull'acqua. Comunque la partecipazione è stata massiccia, tanti piloti in griglia, è andato tutto quanto bene, naturalmente abbiamo avuto anche delle sorprese sulla categoria 600 con il vincitore Mori Riccardo, il giovanissimo, insomma, che sono contento, e quindi si è rimesso un po' tutto in ballo anche la classifica della prima gara, comunque, quindi molto bene. Nella 1000 abbiamo Gentile Flavio, che vabbè, lo conosciamo e ha fatto un bel tempo, insomma, nella giornata di ieri, e non c'è nulla da dire, insomma, via. E quindi Cordara è rimasto in seconda posizione. No, io sono contento, comunque sia, sono contento che gli altri campionati sono pieni, collaboriamo molto bene anche con gli altri trofei come la Motorex, insomma, e no, sono contentissimo, insomma, della nostra collaborazione fra noi, gli altri organizzatori e promotori, e la Federazione Motociclistica, che sembra quest'anno, insomma, ci stia dando
degli ottimi spazi comunque, quindi un ottimo calendario e nulla da dire. Ringraziamo anche Bridgestone con le Battlax, con i pneumatici di nuova generazione che stanno spingendo quest'anno a tempi buonissimi, e ringraziamo tutti i nostri partner e speriamo in una prossima gara in temperature estive.